All'interno del decreto 81-2008 viene disciplinata anche la normativa riguardante la movimentazione manuale dei carichi, che consiste in tutte quelle attività che presuppongono, diciamo, il trasportare, il portare o il sorreggere, diciamo, un oggetto che viene definito appunto pesante o comunque viene definito come carico. Questa normativa è stata introdotta proprio per addestrare e informare i lavoratori sul come prendere, diciamo, un carico, sollevarlo, trasportarlo senza avere per contro dei rischi fisici. Ad esempio, un sacco di cemento è consigliabile portarlo sempre in due, quindi un dipendente da un lato, un dipendente da un altro, proprio per dividere equamente il peso appunto del carico. Ad esempio, invece, quando deve essere sollevato da una persona sola, il carico deve essere preso attraverso, diciamo, una posizione di squat e non piegandosi semplicemente con la schiena, perché piegandosi semplicemente con la schiena si possono avere a lungo andare delle conseguenze per quanto riguarda la parte dorso-lombare, mentre prendendo l'oggetto con la posizione a squat, tutto il peso dell'oggetto viene distribuito equamente per tutto il corpo. In questo modo il soggetto non ha alcune conseguenze dal punto di vista fisico, conseguenze dannose chiaramente. Ad esempio, strumenti che vengono adottati per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi sono i carrelli e gli elevatori. I carrelli servono per gli spostamenti orizzontali e gli elevatori per gli spostamenti verticali. Un esempio di elevatore, ad esempio, è l'ascensore, che ad esempio nelle strutture sanitarie, se un infermiere, un operatore sociosanitario deve trasportare una persona sulla sedia a rotelle, l'ascensore è un ottimo strumento per far sì che l'operatore sociosanitario non abbia conseguenze fisiche nel trasporto appunto di questa persona.